OS 2023 continua, non c'è manifestazione fieristica dove sponga Caffè Borbone nella quale non andiamo a intervistare Massimo Renda, che accolgo con un grazie per essere qui ai nostri microfoni. Ciao Massimo. Fabio, lo sai, io ogni volta ripeto la stessa cosa, sei un amico e sei sempre benvenuto, cioè sei parte integrante della casa nostra. Sono parte integrante di Casa Borbone. Sì, 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 senz'altro. Tante volte abbiamo ragionato, abbiamo immaginato, abbiamo costruito e essendo tu un vero esperto del settore, non ti sottovalutare, sei una persona importante e un cervello da tenere bene in considerazione. E ti ringrazio, ti costerà qualche scatolo di crema caffè al Bailes che avete presentato in questa edizione che ho assaggiato ed è davvero buonissima. Continuiamo ad inventare, abbiamo inventato prodotti nuovi che possono essere sia caldi e serviti anche freddi. Abbiamo inventato la macchinetta che nasce, la moca che nasce per funzionare con la cialda, quindi non è un sistema. Prima sul mercato. Sì, non è un sistema adattato. Vedevo tantissime macchinette che nascevano come moca tradizionale e poi venivano adattate per funzionare con la cialda, con il risultato che lasciava un po' il tempo che trovava. Invece abbiamo fatto una partnership con un importante costruttore di macchinette moca italiano e insieme abbiamo sviluppato questo prodotto, questo progetto che nasce per l'utilizzo della cialda, ma la cialda non specifica, quindi è una macchinetta aperta ad essere utilizzata con la cialda di chiunque purché sia nello standard ESE. Meglio ancora se Borbone. Ah sì, sì, sicuramente. Noi siamo un'azienda, tu lo sai, molto orientata sul sistema cialda. Credo che in Italia siamo, se non i primi, sicuramente tra i primi produttori di cialda. Crediamo nella sua sostenibilità, crediamo nel miglior rapporto tra prezzo, costo, che oggi è un elemento importante al quale tutti i consumatori sono molto sensibili, e resa in tazza. Quando poi per di più è compostabile, l'imballo è riciclabile nella carta, voglio dire fatto en plein, ed è sicuramente il prodotto che meglio incontra il favore dei consumatori. Massimo, noi ci troviamo in una location nel vostro stand che è estremamente rappresentativa proprio per la sostenibilità. In tanti parlano di sostenibilità in modo quasi astratto. Pare addirittura che se ne perda il senso e il valore del termine. Voi siete molto impegnati sotto questo profilo con tante iniziative, ma anche con fatti concreti. Sostenibilità è una parola, diciamo, che abbraccia tantissimi aspetti. Sostenibilità è il prodotto che è più eco-friendly, quindi favorisce la sostenibilità futura addirittura del pianeta. Sostenibilità sono quelle iniziative che fai nei confronti dei paesi più in difficoltà. Notoriamente il caffè arriva da paesi che non sono così avanti dal punto di vista dell'economia, della qualità di vita, e quindi sostenibilità è anche aiutare quei posti, quelle persone, quei contadini a ragionare in una chiave più futuribile. Sostenibilità sono anche le azioni che fai sul territorio per migliorare lo status quo delle persone più disagiate. Sembrano cose completamente diverse, ma di fatto sono tutti temi di sostenibilità e noi siamo molto sensibili in maniera, come dicevi tu, concreta a questo tipo di iniziative. Mi permetto di dilungarmi, andiamo dal Caffè del Birbantello, che è un progetto al quale io tengo tantissimo, dove un mese all'anno commercializziamo le nostre scatole disegnate da ragazzi che frequentano istituti che nascono per bambini, per ragazzini in difficoltà, quindi ci rivolgiamo alle scuole elementari, alle scuole medie, disegnano le nostre scatole, li premiamo con delle borse di studio per aiutarli nel futuro, e nel futuro, come vedi, c'è la parola sostenibilità.
nei paesi dove si produce il caffè, si coltiva, si produce, si raccoglie il caffè. In particolare siamo andati in Uganda, dove è ancora più complicato, perché aiutare il contadino di una nazione abbastanza industrializzata è semplice, perché c'è un'economia di scala, raggiungerli tutti è una cosa molto più semplice. Ma tu immaginati in Uganda, che è una zona sperduta dell'Africa, ci sono queste piccolissime fazende fatte di un ettaro, mezzo ettaro, cioè dove proprio il contadino coltiva il terreno che c'è intorno a sé. Noi lì siamo andati a spiegare, attraverso una collaborazione con il nostro partner di Caffè Crudo, siamo andati lì ad insegnare, a spiegare alle donne che coltivano il caffè innanzitutto che cos'è essere donna, perché là devi anche un attimino ragionare con la cultura, come usare le tecnologie per avere più efficienza delle loro coltivazioni, come fare proprio i conti, perché noi stiamo parlando con il profondissimo terzo mondo, e a insegnare pure ai loro ragazzi come stare in famiglia e come garantire un futuro di lavoro nella loro vita. In più, ed è questa anche sensibilità, perché è sempre rivolta verso il futuro, e in più siamo, voglio dire, gli inventori della cialda compostabile, che poi dopo abbiamo voluto liberalizzare verso tutti quanti per dare un'opportunità a tutti quanti di essere più futuribili, e oggi per esempio abbiamo fatto un processo di ricerca e sviluppo che ci ha permesso di imballare la cialda, che già di per sé è compostabile, in un imballo riciclabile nella carta, perché secondo noi non si deve buttare niente. È vero che è buono che un prodotto sia in qualche maniera compostabile, che quindi non inquini, ma se addirittura lo puoi recuperare sicuramente inquini ancora di meno. Anche quella è compostabilità, e tra poco, ti dico un'anteprima, usciremo anche con le capsule Nespresso compatibili, con le capsule a modo mio compatibili, che per sistema, per concetto, somiglieranno tantissimo alle nostre cialde, che di fatto sono diventate un must sul mercato. Ecco, e questa è una grandissima novità in anteprima che il presidente operativo di Caffè Borbone, Massimo Renda, ci ha dedicato. Alle nostre spalle c'è proprio l'incarto con la parte compostabile, la cialda compostabile di cui Massimo parlava poc'anzi. Io devo essere sincero, sono testimone a tutti gli effetti delle tante attività che voi svolgete e che avete svolto anche in passato, in modo assolutamente silente, devo dire, senza pubblicizzarlo, per andare ad aiutare anche i produttori di caffè. Oggi lo stai dicendo, ma fino a un po' di tempo fa agivate silenziosamente e lo facevate col cuore. Sì, abbiamo una missione, devo dire, è un qualcosa che abbiamo condiviso con Italmobiliare, che tu sai, no? È la maggioranza della nostra società in termini di quote societarie, che ha una grandissima sensibilità a questi temi. Considera, ti dico una giusto per spiegare al meglio qual è il nostro orientamento. È un dogma oramai che nei nostri consigli di amministrazione il primo tema che si tocca sono i passi in avanti che sta facendo l'azienda nei temi di ESG, e quindi tradotto in italiano di sostenibilità. Dopo questo primo argomento si incomincia poi a parlare delle cose concrete di business, di volumi, di lavoro, di politiche commerciali, ma sempre la prima parte, che è la parte più preziosa a mio avviso e avviso di tutti quanti le nostre prime linee che partecipano al consiglio di amministrazione, il primo argomento è sempre in temi di ESG. Ci teniamo tantissimo, sentiamo la responsabilità di dover raccontare ai nostri figli e ai nostri nipoti che cosa abbiamo fatto per essere migliori. Per quanto ci riguarda ce la mettiamo tutta, sempre nella speranza che poi il consumatore abbia la stessa sensibilità nostra, perché un messaggio che deve passare è che purtroppo essere sostenibili ha sempre un costo che l'azienda può incamerare entro un certo limite, però voglio dire, non si può pensare di essere
andare in paradiso, scusami l'eufemismo, e risparmiarsi di fare buone azioni. Voglio dire, andiamo avanti così, andiamo tutti quanti insieme, noi ce la mettiamo tutta, e credo che nel nostro settore siamo un'azienda di riferimento sotto questo profilo qua. E noi vi daremo una mano a espandere questo messaggio attraverso i nostri strumenti mediatici dedicati alla distribuzione automatica, il vending e all'oreca e il full service. Massimo Renda, grazie. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima fiera oppure ci incontriamo sul mercato, nella speranza che siate i nostri consumatori. A presto.